A tutte le amiche, gli amici telespettatori di Studio 98, ben trovati con una nuova puntata di A Tu per Tu, il nostro settimanale. Ieri abbiamo aperto una finestra sulle primarie del centro-sinistra con alcuni ospiti. Oggi all'interno di A Tu per Tu ritorniamo proprio su questo argomento. Bersani e Palermo, voi siete qui invece. E lo facciamo con un ospite alquanto noto sulla nostra emittente, l'avvocato Giuseppe Arnone, che ringraziamo per essere qui nei nostri studi con un look, definiamolo americanizzato, nei nostri studi. Giuseppe Arnone per 22 anni consecutivi è stato consigliere comunale, poi quest'anno ha deciso di non candidarsi per un posto a Palazzo dei Giganti, essendo stato candidato a sindaco, conseguendo ben 3.500 voti da solo contro tutti, precisiamolo. Adesso un altro suo impegno costante, il sostegno alle primarie del centro-sinistra al sindaco di Firenze Matteo Renzi. Siamo ormai, avvocato Arnone, al rush finale. Domenica 25 novembre si vota per le primarie. Lei in queste settimane ha proseguito in giro per l'Italia la sua battaglia contro la politica, definiamola, dei mestieranti. Ha fatto la spola tra Bettola, Firenze e Milano. Chiede una ferma rottamazione di alcuni esponenti politici del Partito Democratico, per questa ragione sceglie Matteo Renzi. Io devo complimentarmi con lei, caro Nicola, perché ha fatto una premessa, diciamo, alla domanda che è già tutta una trasmissione, che lancia a me, ma anche al telespettatore, una ampia serie di sollecitazioni. Ovviamente non sfuggo alla domanda centrale, cioè a quella del mio impegno per Renzi e a ciò che ho fatto, diciamo, in modo abbastanza eclatante in giro per l'Italia la settimana scorsa, a quello che adesso sto facendo. E tra breve mi soffermerò ampiamente, però credo che il telespettatore voglia anche sentire una mia battuta relativamente ad un bilancio di questi mesi, se sono pentito per la scelta di non essere in Consiglio Comunale, come mi trovo dopo 22 anni fuori dal Consiglio Comunale. E allora, con molta franchezza, devo dire che sono estremamente convinto della scelta che ho compiuto di non ricandidarmi al Consiglio Comunale. Voglio garantire ai cittadini il mio ruolo sul terreno della legalità contro qualsiasi potentato, anche contro i potentati giudiziari, rimane fermo e sarà, diciamo, ancora ulteriormente incentivato nei prossimi giorni. Ma sono molto soddisfatto dalla scelta di essermi tirato fuori. Noi ci troviamo innanzi agli enti pubblici in generale, ma al Comune di Agrigento in modo molto particolare, ad una situazione, quella appunto del Comune di Agrigento, prossima al disastro economico. Le responsabilità non sono di Marco Zambuto, o sono di Marco Zambuto in misura molto ridotta. Marco Zambuto in realtà qualcosa di suo ce l'ha messa, nel bene e nel male, ma eredita una situazione di enorme disastro. E io, nel decidere di non stare in Consiglio Comunale, mi sono, diciamo, sono stato portatore della valutazione che immediatamente illustro. Il Consiglio Comunale adesso si farà carico di una serie di scelte molto pesanti per la vita quotidiana dei cittadini, per le tasse che deve imporre i cittadini, per il pagamento di bollette di acqua, di spazzatura, di IMU, di tributi di ogni tipo e genere, anche quelle per
diciamo, toccare una cosa che mi sta molto a cuore nei confronti dei bambini che dovrebbero avere la mensa scolastica, per dirne una. È un comune che non riesce a dare nulla o molto poco alle famiglie che hanno disabili dentro casa. Allora, il ruolo che ho io in città, la visibilità che ho io, le aspettative che suscita la mia persona, mi ponevano in una posizione molto scomoda, quella di dovermi farmi carico, di dovermi fare carico di scelte pesanti nei confronti dei cittadini, ma di non essere in grado, poi, non essendo al governo, di manovrare la macchina amministrativa nei confronti della città. Francamente ho ritenuto che fosse il momento di ritirarmi dall'amministrazione, di non essere lì a farmi carico con la mia faccia di situazioni, di scelte sbagliate e assolutamente negative. Noi abbiamo a tutt'oggi una città piena di scaffe. Io guardo con terrore i ragazzi girare con i motorini. Sono stato l'amministratore che per anni ha guardato con preoccupazione al muro di Via delle Torri, alla strada dietro la chiesa di San Pietro, che si andava ad avallando sempre di più. Ci ho fatto anche una campagna elettorale dicendo: vedete che lì ci sarà una frana, ci possono essere morti. Questa città ha bisogno di una cura da cavallo, anche nelle cose minime, perché è stata abbandonata a se stesso, diciamolo con franchezza, da un pugno di mascalzoni e di ladroni che l'hanno saccheggiata nei decenni e nei lustri. E a quel punto, nel momento in cui la città ha scelto come sindaco Zambuto, io con grande serenità e tranquillità ho ritenuto che fosse il momento di ritagliarmi il controllo di legalità, e adesso dirò qualcosa, e però non essere più per la gente un punto di riferimento amministrativo che non poteva in questa fase che raccogliere lamentele senza essere in grado di dare risposte. Se la vedano loro, loro hanno causato l'enorme danno. Esco dal Consiglio Comunale a testa alta, ho diciamo operato con le forze che la gente mi ha dato, col consenso che la gente mi ha dato, un ricambio della classe amministrativa dirigenziale. Oggi al Comune non ci sono più i dirigenti delinquenti, li ho fatti rimuovere o li ho fatti andare in pensione, ne rivendico pienamente il merito. Il quadro amministrativo del Comune è notevolmente migliorato e questo è merito mio. Sono state le battaglie mie, ad esempio, a portare un fior di galantuomo come il comandante dei vigili urbani, Cosimo Antonica, al vertice di un settore di questa importanza. Anche il quadro negli altri settori è notevolmente migliorato. Il simbolo è, in un luogo di grande degrado, quale appunto il comando dei vigili urbani, oggi avere un valido, coraggioso, efficiente, un uomo prima linea. In prima linea, che viene dagli alti gradi dell'arma dei carabinieri, e di tutto questo sono orgoglioso perché è un simbolo. Detto questo, oggi penso che Arnone ha fatto bene a compiere il passo indietro e a lasciare la città in mano ad altri. È il momento che altri si espongano, che altri davanti alla città assumano le scelte, come dire, di tagliare i bilanci dei cittadini. Io le mani in tasca agli agrigentini non le ho mai messe e in questa fase non intendo minimamente metterle. Concludo con una battuta: perché mi ero candidato a sindaco? Perché ritenevo che la città di Agrigento e l'intera provincia fosse vittima di un grandissimo incendio, che è tuttora in corso questo incendio, ai danni dei nostri cittadini. Essendo il pompiere più esperto, più autorevole, con più storia, con più capacità, ho detto: mi tocca buttarmi nel fuoco per primo, prendere la testa degli spegnitori dell'incendio, assumendo tutti i rischi che questo comporta, essere il primo dentro il fuoco. La città ha detto: no, puoi starti fermo qui, il primo dentro il fuoco
può essere Marco Zambuto. Io ringrazio la città di avermi tolto da una posizione di grande rischio, posso dedicarmi ad altre cose, dando anche la priorità a una serie di interessi personali e familiari miei. E adesso ci divertiremo pure, per quanto riguarda il controllo di legalità, con un giornale che a giorni sarà su internet. Agrigento Libera. Agrigento Libera. E credo che in pochissimo tempo, in una situazione nella quale voi e qualche altra emittente, ma voi in modo molto marcato, siete punti di riferimento di un sistema informativo libero e democratico, Agrigento Libera avrà grande spazio. Voi siete quasi un'isola nel mare procelloso, tempestoso, perché noi oggi abbiamo una situazione di grande mortificazione dell'informazione. Notizie che escono sul Corriere della Sera, come appunto quella di Arnone che è andato a Bettola davanti alla casa di Bersani con un posterbus, che è stato con Renzi a Milano assieme davanti al posterbus, notizie che escono sul Corriere della Sera non escono nei giornali online agrigentini. Questo significa censura vergognosa, significa che vi è un ceto cosiddetto giornalistico che non va giornalismo ma fa servilismo. Io vi do una notizia, la do ai cittadini, mi dicono che ci sarà una riunione dell'ordine dei giornalisti. L'ordine dei giornalisti la prossima settimana del 28 e 29 novembre sarà ad Agrigento per 2 giorni. Allora è molto probabile che Giuseppe Arnone sarà avanti alla sede dove l'ordine Villa dei giornalisti Villatena terrà la sua iniziativa, con un bel volantone, magari con un bel con una bella maglietta come quelle che qui sappiamo fare perfettamente, per denunziare il contesto di mascalzonaggine che dilaga nel cosiddetto mondo dell'informazione agrigentina, che più che mondo dell'informazione è diventato mondo del servilismo, mondo della censura, mondo della presa per i fondelli per i cittadini agrigentini. Se lei ritiene di replicarmi, di criticarmi, perché penso che la sua presenza qui accanto a me, mentre dico queste realtà nei confronti di questi giornalisti molto attirati dal denaro e molto poco dalla professionalità, vi potranno essere appunto strali contro di lei, Nicola Giangreco, che è qui accanto a me. No, ma evidentemente lei per dire queste cose avrà le sue motivazioni, no, non penso che possa inventarsi. All'ordine... Io naturalmente vado a difesa della categoria, mi sembra ovvio, però avrà le sue ragioni, censurare non fa certo bene. Questa purtroppo questa è diventata la linea realtà. Editoriale può anche imporre di non soffermarsi in maniera accurata su un argomento, su una vicenda, però è compito dell'informazione di una redazione giornalistica fornire la notizia. Cittadini agrigentini, quando vedete quest'uomo e i suoi colleghi giornalisti, stringetegli la mano. È uno di quei pochi giornalisti che a fronte di un politico importante, qual è l'avvocato Giuseppe Arnone, politico e avvocato tra i più noti della regione siciliana, politico e avvocato che ritiene di affiggere per le vie della città di Agrigento un manifesto fortemente critico contro l'indagine della procura relativa al mare di San Leone, quest'uomo, assieme ad alcuni suoi colleghi meritevoli di lodi, dà la notizia, perché ritiene che sia una notizia che i cittadini devono conoscere. Se Arnone, di cui abitualmente parla il Corriere della Sera, fa un manifesto dove critica l'autorità giudiziaria su un tema di importanza collettiva notevole, qual è? Il mare di San Leone. Altri che non meritano il sostantivo giornalisti, ma neanche quello di giornalai, perché essere giornalai è un mestiere assolutamente onorato, ritengono invece di censurare, non vi è notizia. E gli alti gradi della magistratura ovviamente sono ben felici di atteggiamenti di questo tipo, che espongono i giornalisti come Giangreco, come la sua emittente, che invece non si prestano a fare censura. Se vi fosse da parte di tutti il coraggio di informare la gente, tutto questo non accadrebbe. E ancora Giangreco, a me piace sempre parlare con i dati di fatto, il Corriere della Sera di sabato l'altro pubblicava la notizia di Arnone che è a Bettola con un posterbus davanti la casa di Bersani. Perfetto.
Voi avete ampiamente dato la notizia assieme a pochi organi di stampa, adesso ne stiamo riparlando, la gran parte dei giornali online agrigentini e qualche emittente televisiva, oggi specialista nella censura, ha ritenuto di cancellare il Corriere della Sera. Quella che è notizia per il Corriere della Sera non è notizia per la gran parte dei giornali online agrigentini. Ovviamente Arnone, diciamo, è uno forte e robusto, e adesso avremo anche le dovute punizioni. Alcuni giornalisti si preparino a rimborsare al comune di Agrigento, non ad Arnone solo la parcella, al comune di Agrigento il risarcimento del danno. Il risarcimento del danno appunto per avere definito il mare di San Leone. Mi riferisco ad esempio a un giornalista di un giornale di carta stampata, uno di quei giornalisti che si sentono importanti, che si sentono grandemente intelligenti, a avere definito il giornale, il mare di San Leone, una fogna o una cloaca, con titoli a 9 colonne, sulla base di falsità, sulla base di invenzioni, sulla base di una professionalità del giornalista assolutamente carente, e però si reca un enorme danno. Perché chi vede quei titoli a 9 colonne, il mare di San Leone è una cloaca, è una fogna, invenzione allo stato puro, perché ci sono i dati dell'ASP, se non altro, bene, danneggia in questo modo fortemente l'economia turistica agrigentina. Ed è venuto il momento di raddrizzare le gambe storte di un pezzo del mondo di informazione agrigentina. Li faremo uomini a questi che sono soltanto dei censori di terzo e di quarto livello, alcuni dei quali sono proprio dei venduti al sistema di potere più bieco. Abbiamo questo noi oggi in larghi settori del mondo dell'informazione agrigentina. Se da palazzi di giustizia si dice quella trasmissione non sa da fare, immediatamente giù le brache, la trasmissione non si fa. Le ho raccontate nei miei libri queste cose e saranno accertate nelle competenti sedi. Signori giornalisti, con le virgolette, diciamo, signori censori, per voi vengono momenti molto 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 brutti. Tra breve ci sarà online Agrigento Libera, Arnone esprimerà le sue valutazioni e il suo pensiero, la gente di Agrigento e dell'intera Sicilia conoscerà come stanno le cose. Una corposa premessa iniziale. Andiamo adesso al viaggio del nostro a tu per tu. Andiamo al viaggio delle primarie. Lei non so, ha fatto la spola tra Bettola, Firenze e Milano, ma l'altro ieri, ricordiamolo, in occasione dell'arrivo dell'altro candidato alle primarie, che è il leader del PD, nonché il segretario nazionale, per Luigi Bersani, lei si è fatto trovare nei pressi del teatro Zappalà di Palermo. Noi adesso vediamo le immagini con il suo intervento. Vediamo. Bersani a Palermo, voi siete qui invece contro Bersani, qual è la motivazione di questa protesta? Io sono per il Partito Democratico e per la legalità nel Partito Democratico. Bersani ci deve dare alcune risposte. È mai possibile che il partito abbia dimezzato i voti dal 2008 ad oggi, come dimostrano i numeri che ho riportato in questa maglietta, e nessuno ci chiarisca le responsabilità? È mai possibile che noi abbiamo un senatore che ritiene normale sedersi al tavolo con un capo mafia, video ripreso casualmente dalla polizia, per discutere di appalti da spartirsi? È normale che Bersani non cacci Crisafulli, che colloquia col capo mafia e dice testualmente: quell'impresa, se vuole quell'appalto, deve battere un colpo e deve batterlo forte. Io voglio rompere il muro di omertà che vi è dentro questo partito e che mette a tacere le voci che alzano con forza il ricordo di Pio La Torre e la questione morale. Abbiamo portato anche una foto che posso anche mostrarvi, per qui e qua dietro. Questo è un record mondiale. Abbiamo il funerale di un sindaco rimosso per mafia, che le sentenze dicono essere padre e socio di mafiosi in galera.
funerale ufficiale con lutto cittadino e con un vice ministro e parlamentare che viene a definire corvi, sciacalli e iene gli uomini dell'antimafia che hanno abbattuto quel regime della illegalità. Su tutto questo, dentro il Partito Democratico, si ritiene di tacere. Io credo che questi silenzi siano i silenzi che hanno fatto di Grillo il primo partito della Sicilia e che hanno ridotto il Partito Democratico a essere elettoralmente marginale. Io sono Giuseppe Arnone, sono un avvocato molto impegnato sul terreno della lotta alla mafia, nelle costituzioni di parti civili contro i mafiosi e contro i corrotti. Ho una storia di uomo di sinistra da 25 anni, i libri raccontano sia i miei rapporti con uomini come Paolo Borsellino e Rosario Livatino, sia l'impegno che ho avuto in tutti questi anni. Da ultimo, un pentito importante, Maurizio Di Gati, ha pure raccontato le riunioni che si sono tenute tra capomafia con decine di omicidi sulle spalle per discutere di come bloccare la mia persona, cioè Giuseppe Arnone. Tutto questo è storia. Poi abbiamo la filosofia dei Crisafulli e dei Capodicasa, su cui Bersani ritiene di tacere. Io li ho compulsati ampiamente, questi signori, con lettere riservate, e devo dire che ammiro e apprezzo un uomo come Walter Veltroni, che ha avuto il coraggio di dichiarare al Corriere della Sera, il 15 novembre 2009, la seguente frase, pure riportata nelle nostre magliette: la lotta alla mafia chiama in causa il Partito Democratico. In questi mesi io, Veltroni, ho taciuto innanzi a fatti insopportabili. Il PD va profondamente rinnovato al Sud. Bersani ha ritenuto di fare di queste frasi di Veltroni letteralmente uva da mosto. Attende l'arrivo di Bersani per volergli comunicare cosa? Per ricordargli quello che ha spiegato Walter Veltroni al Corriere della Sera e che io riporto in questa maglietta. La lotta alla mafia chiama in causa il Partito Democratico. In questi mesi ho taciuto innanzi a cose insopportabili. Il PD deve rinnovare profondamente la classe dirigente al Sud. Veltroni lo dichiarava al Corriere della Sera il 15 novembre 2009. Oggi continuiamo ad avere come dirigenti di questo partito, con ruoli apicali, quel senatore che si sedeva a tavolo col capomafia di Enna per discutere di appalti da lottizzare e di colpi da battere. Mi vuole dire, Bersani, cosa intendeva il senatore Crisafulli quando, parlando col capomafia a Bevilacqua, innanzi alle videocamere della polizia, casualmente piantate, chiedeva alle imprese di pagare, di battere un colpo? Cosa era il colpo che le imprese dovevano battere? E ancora, guardate questa immagine, è un record mondiale, unica, è il lutto cittadino per un sindaco rimosso per mafia, che le sentenze dello Stato italiano indicano come genitore di mafiosi in galera e socio di mafiosi. Bene, a questo funerale abbiamo avuto un viceministro del Partito Democratico che è andato a definire nella commemorazione corvi, sciacalli e iene, sta tutto negli atti della polizia, gli uomini dell'antimafia che avevano debellato il sistema di illegalità a Campobello di Licata. Su queste cose io chiedo una risposta, Bersani. Io ho fatto le mie lettere interne prima di muovermi in modo forte ed eclatante. Bersani ha dato, al contrario di quello che faceva Veltroni, il massimo di copertura e di solidarietà a gente come Crisafulli e Capodicasa. Crisafulli è quel senatore che riteneva normale, che ritiene normale, sedersi a discutere con i capi mafia di appalti da lottizzare, di assunzioni da spartirsi, di imprese a cui dare le benedizioni. Mi pare che si rifletta molto poco sulla famosa frase di Crisafulli che, rivolgendosi al capomafia Bevilacqua, così affermava: quell'impresa, se vuole quell'appalto, deve battere un colpo e deve batterlo forte. Io dico a Bersani: caro Bersani, nulla ti dice la vicenda di Penati a Sesto San Giovanni, un pezzo importante del Partito Democratico contagiato da logiche tangentizie, e tu, Bersani, osi ancora coprire con un velo di omertà l'operato di gente come Crisafulli? E ancora, ho pubblicato questo libro, racconto i buoni affari di famiglia della senatrice Anna Finocchiaro. È un caso
che il marito della senatrice Finocchiaro, ginecologo di fama, si improvvisa imprenditore e ottiene da novello imprenditore un appalto di quasi 2 milioni di euro da un'azienda sanitaria in assenza di qualsivoglia gara d'appalto a titolo di amicizia? Io chiedo a Bersani, se il ginecologo Fidelbo non fosse stato il marito di Anna Finocchiaro, bensì di una lavantaia di Piazza Verga a Catania, avrebbe pure ottenuto senza gara un appalto di 1.700.000 euro? Vogliamo cominciare a discutere di queste cose in questo partito? Entriamo in studio Giuseppe Arnone, sentito, intervistato dalle maggiori testate giornalistiche siciliane, ha mostrato anche delle magliette che sono presenti qua nei nostri studi, vogliamo anche mostrarle ai nostri telespettatori. Tra poco arriva il nostro operatore di ripresa per inquadrarle meglio, magliette che lei indossava, come del resto anche i suoi collaboratori. Bersani, Novello, Ponzio Pilato e poi via dicendo altre parole. Ma Bersani ascolterà queste sue asternazioni? Ma io le battaglie le combatto per vincerle e non è che si è chiusa lì. Capo di casa è Crisafulli e Anna Finocchiaro. Il libro Bersani ce l'aveva in mano. Sì, ma lo avranno in mano tutti e 315 senatori. Tutti e 315 senatori sapranno cosa fanno in Sicilia Mirello Crisafulli e Anna Finocchiaro. Questo libro lo manderemo anche a tutti i membri della direzione nazionale del partito e credo proprio che la vicenda di Crisafulli, capo di casa, e di Anna Finocchiaro venga finalmente a chiudersi. Io sono abituato a combattere fino alla fine e a Bettola, a Piacenza, a Reggio Emilia si mangia molto bene, i tortellini piacentini io li gusto notevolmente. Ma perché, lei mi dirà, si sofferma su queste vicende gastronomiche? Semplicissimo, perché sto pensando molto seriamente di andare nei prossimi mesi, una volta al mese, col posterbus, posso permettermelo economicamente, davanti casa di Bersani, a ricordare a Bersani cosa diceva Crisafulli quando parlava col capo mafia, cosa ha fatto capo di casa quando ha commemorato il primo sindaco in Italia rimosso per mafia che ha avuto il lutto cittadino contando di sindaco successore con la striscia della Repubblica Italiana sul petto, col tricolore sul petto. Capo di casa quello che ha definito corvi, sciacalli e iene, gli uomini dell'antimafia che avevano abbattuto il regime illegale di Gueli. Questo è lo scandalo. Credo che sia uno scandalo enorme. Io spero di mostrare da Santoro nelle prossime settimane questa foto, in modo che le vergogne del PD in Sicilia siano a conoscenza dell'intera Italia. E a questi signori chiudiamo una volta e per tutte la partita. Capo di casa e Crisafulli mi hanno ampiamente diffamato, loro, autori di queste cose assolutamente sconce, si sono permessi di dire, e ringrazio Franco Castaldo per avere pubblicato le loro esternazioni, che io ero al libro paga della mafia e dei mafiosi e che il fatto che io fossi al libro paga della mafia e dei mafiosi era stato anche accertato da sentenze giudiziarie. Questa frase è costata ad un altro esponente politico agrigentino 30.000 euro, ecco perché io, diciamo, posso finanziare i poster, bus, le magliette, eccetera, eccetera. Credo che costerà una cifra simile a capo di casa e Crisafulli, la causa ormai al termine, e possiamo quindi pagare i poster bus, i manifesti murali per diciamo rendere note, ricordare a Bersani e all'opinione pubblica la necessità di rottamare queste persone. Vede, caro Gian Greco, io oggi sarei stato deputato se gli agrigentini non fossero stati vittima di un comportamento assolutamente antidemocratico di Bersani, di Zoggia. A proposito, infatti, durante quest'estate, in diverse occasioni, nella nostra emittente,
lei lanciava la notizia che fosse stato candidato per un posto all'ARS. Poi all'ultimo momento non abbiamo visto la sua presenza in alcuna lista, né nel Partito Democratico, tantomeno nella lista Crocetta. Cosa è accaduto? Vogliamo allora spiegarlo una volta e per tutte con tutti i doverosi passaggi. Qui abbiamo il mio telefonino. In questo telefonino abbiamo ancora due sms bellissimi con i quali Davide Zoggia, l'inviato di Bersani, l'ex presidente della provincia di Venezia, responsabile nazionale enti locali e regioni del Partito Democratico, mi comunica di essere stato lui, d'accordo praticamente con Capodicasa, Crisafulli e sul mandato di Bersani che ha accolto le loro sollecitazioni, a strappare l'accettazione della mia candidatura. Siamo a mercoledì 26 settembre, Saro Crocetta mi chiama la mattina e mi dice ti sto mandando Gaetano Montalbano ad Agrigento, consegnagli il certificato elettorale e l'accettazione della candidatura. I modelli per accettare la candidatura te li sto mandando alla email. Questa è proprio la voce di Saro Crocetta. Io vado al comune, avevo quella mattina un processo importante contro i pestatori di Villa Seta, un processo di stalking, di persecuzione nei confronti di alcune donne. Concludo il processo, di corsa vado al comune, autentico la firma, mi faccio fare il certificato elettorale, mi incontro alla promenade con Gaetano Montalbano, consegno il materiale, la candidatura è cosa fatta. La mattina il giornale La Sicilia, in pagina regionale, in un articolo a pagina intera, nei titoli dava la notizia della candidatura di Giuseppe Arnone nella lista Crocetta ad Agrigento. Era una delle principali notizie politiche di quel giorno. Alle 3:30 mi chiama Peppe Lumia, molto allarmato. Zoggia sta facendo come un pazzo, mette il veto. Il portavoce di Bersani. Dice che tu non puoi essere candidato, si è preso pure le tue carte. Dobbiamo intervenire su Bersani. Io ho spiegato che è meglio candidarti se sono in grado di sconvincerti democraticamente, ti sconvingano nelle urne, dando la parola ai cittadini, ma i veti sono cose molto antipatiche. E ho spiegato a Zoggia, sono parole di Lumia, che poi tu sei uno molto robusto, il conto a Bersani lo presenti durante le primarie. Questa vicenda, diciamo, farà molto danno a Bersani se insistono con le censure. Lumia ha concluso il suo ragionamento dicendo: scrivi tu a Zoggia, attivati su Bersani, io mi sto attivando pure, sappi, caro Peppe Arnone, che io, Peppe Lumia, sabato mattina, se tu non sarai in lista, esprimerò fortemente il mio dissenso. Ed è arrivata l'email in redazione, ricordo bene. E Lumia ha espresso nitidamente il suo dissenso. Una volta tanto, Franco Castaldo ha fatto un'altra cosa molto positiva. Ha raccontato sul suo giornale online i particolari dello scontro tra Lumia, Cracolici, Crocetta da un lato, Zoggia a nome di Bersani, Lupo, Crisafulli, Capodicasa dall'altro. Evidentemente, conoscendo il grande rapporto di amicizia tra Castaldo e Capodicasa, non è complicato sapere che le notizie venivano di prima mano da Capodicasa. E Castaldo ha raccontato, addirittura criticava il tentativo di colpo di mano di Lumia, Crocetta e Cracolici di candidare Arnone contro quelli che lo volevano fare fuori. Alla fine quelli che volevano fare fuori Arnone ci sono riusciti. Bene, Arnone non è deputato, la provincia di Agrigento non ha questa voce al Parlamento regionale, e questa voce la provincia di Agrigento al Parlamento regionale non ce l'ha, non perché gli agrigentini non volessero Arnone al Parlamento regionale, ma perché è passata una logica di censura. Per loro vi è un grande problema: Arnone ha un ruolo politico regionale e nazionale, e dopo Angelino Alfano, il politico agrigentino di cui parla di più il Corriere della Sera negli ultimi 20 anni, anzi fino al 2005, quando Alfano non aveva il ruolo che poi ha avuto, era il politico agrigentino di cui parlava di più l'intera stampa nazionale. E allora, Di Benedetto, non eletto, è un politico finito e cestinato, ce ne siamo liberati.
capo di casa, prevedo che tra breve andrà in pensione, con una ricchissima pensione, per carità. Capo di casa è parlamentare dall'86, 26 anni di indennità parlamentare, quattrini a me finire. Capo di casa è uno scolarinato, è uno che si è laureato, credo, 3 o 4 anni addietro. E quindi un giovincello entra in Parlamento regionale, fa una carriera nella quale viene mantenuto con le indennità parlamentari sino ad oggi, senza neanche avere la laurea. Miracoli della politica che io, assieme a Renzi, vogliamo rottamare. Non è possibile che queste persone fanno danni enormi. Noi siamo l'ultima provincia d'Italia. È un caso che siamo l'ultima provincia d'Italia perché abbiamo avuto queste persone ad occupare gli scranni parlamentari, stando lì ad incassare soldi, a fare clientele. Qui vi sono una serie di scandali che io racconto nel mio libro, che sono bellissimi, assolutamente bellissimi. L'omertà, l'impunità, la irresponsabilità. Lei sa perché ha votato Benedetto Adragna alle elezioni comunali di Agrigento ultime? Lei ricorda gli appelli di Adragna al voto? Adragna ha votato per Marco Zambuto al primo turno, ha fatto un accordo piazzando Piero Luparello nella giunta Zambuto al primo turno, ha rotto ogni logica e disciplina di partito, a muta surda, non ha candidato nessuno nella lista del Partito Democratico ufficiale, ha candidato un amico suo e di Luparello nella lista di Marco Zambuto. Bene, il contesto di omertà che io denuncio in questo libro è tale che è normale che Adragna tradisca il Partito Democratico, si schieri con Luparello, vada a tentare di costruire patti elettorali addirittura con Alfano nel gennaio del 2012. Se Adragna ha coraggio, mi quereli, poi portiamo Alfano a testimoniare. Adragna naturalmente può anche replicare da sì, Adragna può... come tutti gli altri. Certamente. Adragna si è imbiccato da solo. Adragna ha mandato probabilmente anche presso di voi uno spazio televisivo dove... No, da noi no. Da voi no, nelle altre emittenti sì, tranne che da voi nelle altre emittenti. Era uno spazio televisivo dove Adragna rivolgeva l'appello agli elettori sì, per lo votare. Lo ricordo bene. In tutti i paesi il sindaco del Partito Democratico. Ad Agrigento erano tutti buoni. Da Pennica a Zambuto, ad Arnone, a Lobello, a Carta, tutti uguali. Poi pure le pietre sapevano che Adragna aveva concluso il patto con Zambuto, con Luparello vice sindaco, e candidato un suo uomo non eletto, perché poi Adragna ha una lite violentissima col consenso elettorale. Tentare di mettere la pace tra Adragna e l'elettorato è difficilissimo. È avvenuto in queste elezioni. Qualcuno va da Adragna e gli dice: scusi senatore, lei che piglia tutti questi soldi, senatore Questore, va in giro per l'Italia, mi può dire alle comunali di Agrigento chi era il suo candidato, come ha misurato il suo consenso? Nel 2007 Adragna candidò Piero Mirotta. Qualcuno vuole chiedere a Piero Mirotta qual è stato l'apporto elettorale che Adragna ha dato a Piero Mirotta? Piero Mirotta, diciamo, lo racchiude in poche decine di voti. Per un senatore. Piero Mirotta che poi è diventato assessore. Piero Mirotta che poi è diventato assessore di Zambuto, diciamo, per conto suo, e poi si è candidato a sua volta a sostegno. Con il patto. Sì, di Zambuto. Ora, queste persone sono persone che violano quotidianamente i principi statutari e regolamentari del Partito Democratico. La tessera non la si dà ad Arnone, è chiaro, no? Agli altri la tessera la si dà e le si fanno gestire. Ad Adragna, che fa il patto con Zambuto al primo turno, la tessera la si dà, a lui e ai suoi amici. A Crisafulli, che si siede a fare parte col capomafia, la tessera la si dà. Tutto questo, diciamo, fa parte di quel grumo di vissuto, per usare un'espressione che a me piaceva molto, di Pietro Ingrao, che io racconto nel libro che dedico a Matteo Renzi. Caro Renzi, li vogliamo rottamare? Chi? Quegli onorevoli del PD che colludono con la mafia, che realizzano affarismi ed indecenze varie. Ad Arnone la tessera non viene data. Giuseppe Giuffrida, quello da Cattolica Eraclea, oggi braccio destro al comune di Raffadali, di Giacomo Di Benedetto, quindi Giuffrida è super burocrate al comune di Raffadali, grande politico al comune di Cattolica Eraclea, consigliere comunale.
tesserato, braccio destro di capo di casa, peccato che ha un bel procedimento penale con una serie di reati molto pesanti in materia di appalti, contributi, edilizia, eccetera, eccetera, persino in concorso con il noto esponente coinvolto in pesantissime vicende di mafia, catturato dall'autorità giudiziaria, che si chiama Gioiello Zappia, un cattolicense, diciamo, un uomo di Cattolica Eraclea che credo sia ancora ospite delle patrie galere con accuse di mafia, in concorso con Giuffrida. Giuffrida può essere portato in palma di mano da capo di casa, ovviamente, è l'uomo delle missioni speciali che gli vengono affidate da capo di casa, da Messana, da Di Benedetto, e la tessera gli viene data, anzi è un dispensatore di tessere. Giuffrida è l'uomo dei miracoli, quello che ha fatto avere a capo di casa alle primarie del 2007 998 voti a Cattolica Eraclea, solo due cittadini votarono per Arnone, 998 votarono per capo di casa, 1000 elettori. Abitualmente alle elezioni vere, per il Partito Democratico e il Centrosinistra, alle regionali o alle provinciali, votano la metà di quei 1000 elettori. È l'unico caso in Italia dove alle primarie hanno votato il doppio degli elettori che abitualmente votano il Partito Democratico, come se domani alle primarie, cioè come se domenica alle primarie non votassero, come ci aspettiamo nella più rosea delle ipotesi, 4 milioni di cittadini, bensì 30 milioni di cittadini. La sinistra in Italia piglia 15 milioni di voti, 14 milioni di voti, come se votasse il doppio. Cioè, questo è il regime che costruisce Angelo Capodicasa, ma adesso questo regime ad Angelo Capodicasa lo facciamo finire. Abbiamo già fatto chiudere bottega a Giacomino Di Benedetto, adesso la facciamo chiudere ad Angelo Capodicasa, facciamo un po' di giustizia, come scrivo nel giornale che invito i cittadini a leggere ancora oggi. Questo è un giornale importante, è il giornale che ha segnato la fine politica della Romania non liberata. Non eleggendo Di Benedetto all'Assemblea regionale, si è segnata la sconfitta definitiva del mondo di Angelo Capodicasa. E in questo giornale vi è pure la storia, sotto forma di lettera al procuratore capo della Repubblica, dell'indagine che bisogna fare, spiegheremo al Ministro che quell'indagine bisogna farla, sul famoso atto con le firme falsificate di Amel, di Cusumano e di Pistone, che esce dalle mani di Emilio Messana. La giustizia è la giustizia, e io ho una storia, grazie al consenso degli agrigentini, grazie al coraggio di cui mi hanno dotato i miei genitori, grazie allo studio che ho posto in essere anche all'università, ho le doti per costringere una procura riottosa che non vuole andare fino in fondo in questa vicenda ad andarci. Io sono un uomo fortunato. La procura di Agrigento mi ha mandato sotto processo per calunnia ai danni di capo di casa Di Benedetto e Messana per la vicenda delle firme false. Io li ringrazio, li ho ringraziati nel giornale, perché avere mandato me sotto processo mi ha consentito di avere gli atti dell'indagine, o meglio della non indagine, perché non si è fatta l'indagine, e ora nel processo a mio carico sentiremo i testi e spiegheremo cosa è avvenuto dentro le stanze quando si sono fatti questi imbrogli. Vede, io sono molto efficace nella comunicazione perché sono un uomo attento. Ripigliamo la famosa maglietta. Questa frase non me la sono inventata io. Io l'ho letta e l'ho valorizzata. La dice Walter Veltroni, la migliore delle persone politiche che esprime questo paese. È il coraggiosissimo Walter Veltroni, coraggioso veramente, che dichiara al Corriere della Sera, quando viene sconfitto dai collusi e dai loro protettori, la seguente frase, dichiarata al Corriere della Sera il 15 novembre del 2009. La lotta alla mafia chiama in causa anche il PD. In questi mesi ho taciuto, io Veltroni, innanzi a cose insopportabili. Il PD deve rinnovare profondamente la classe dirigente al Sud. Questo è Veltroni che parla. Arnone sta rilanciando in ogni sede queste affermazioni di Walter Veltroni, ma è un'analisi del primo segretario nazionale del Partito Democratico, e io ho contribuito a questa analisi. Sono stato io a mandare le carte a Veltroni, perché oggi il libro conduce a una battaglia pubblica e svela anche le carte riservate, ma nel 2008 fu Arnone a mandare lettere raccomandate con i libri riservate
lettere raccomandate con i libri riservati a Beltroni dicendo: non puoi candidare Crisafulli perché è quello che va a colloquio con il capomafia per spartirsi appalti e assunzioni, non puoi candidare capo di casa perché è quello che pone in essere tutto questo regime di malefatte. Beltroni ha subito la ricandidatura di queste persone e poi ha dichiarato al Corriere della Sera quello che ha subito, cioè che vi è un profondo inquinamento nel Partito Democratico. Per questo occorre votare Matteo Renzi. Non è un caso Penati, lo dico nell'intervista che avete sentito. Penati è quel consigliere regionale già candidato alla presidenza della Regione Lombardia, già presidente della provincia di Milano, Penati, che è coinvolto testa e piedi nel sistema tangentizio lombardo. Sono fatti gravissimi. Penati era il braccio destro di Bersani, non 10 anni fa, 2 anni fa, 1 anno e mezzo addietro, prima che venisse coinvolto nell'inchiesta sulle tangenti a Sesto San Giovanni. Ora io dico, quando un partito tollera Crisafulli, che si siede a tavolo col capomafia e dice alla impresa tal de tali do la mia benedizione, Crisafulli come se fosse un cardinale dà le benedizioni, e quell'impresa, se vuole quell'appalto, deve battere un colpo e batterlo forte. Tutte queste sono cose che io non mi invento. Le ha riprese la polizia, lo diciamo per i cittadini che forse lo ignorano, che casualmente aveva messo una videocamera dentro la stanza di quell'albergo dove si incontrava Crisafulli col capomafia. Sì, cittadini, ve lo spiego. In quell'albergo vi erano stati dei fatti di intimidazione e di estorsione. La questura di Enna aveva deciso di tendere una trappola agli estortori, che ovviamente non c'entravano niente con Crisafulli. Mise una videocamera nella stanza dove dovevano entrare gli estortori e colloquiare con le vittime dell'albergo dell'estorsione. Il fato ha voluto che Crisafulli si andesse a sedere sotto la videocamera assieme al capomafia appena uscito di galera con una condanna a 10 anni di carcere, Raffaele Bevilacqua, e Crisafulli e Bevilacqua discutessero pacificamente, con un ruolo di supremazia nell'illecito di Crisafulli rispetto a Bevilacqua, di questi fatti così ameni. Appalti da spartire, benedizioni che Crisafulli andava dispensando, assunzioni, colpi che le imprese dovevano battere. Tutto questo per un uomo come Massimo D'Alema, che io mi auguro venga al più presto rottamato, è buona politica. E Crisafulli è stato imposto al Senato per altre 2 volte. Arnone è uno che non si ferma, che fa le battaglie, certo, e si piglia gli odi. Questo è il libro che trovate a soli 4 euro in tutte le edicole di Agrigento, e qui vi faccio vedere una bella pagina. E ci avviamo in conclusione, avvocato Arnone. Certo, la pagina che mostro è tratta dal giornale online Il Fatto Quotidiano, è questa. Ovviamente è stata pubblicata anche dal giornale cartaceo Il Fatto Quotidiano, è stata pubblicata anche da Repubblica, è stata pubblicata in prima pagina dal giornale Sicilia. L'aggressione fisica che Giuseppe Arnone subisce da Mirello Crisafulli. Mirello Crisafulli è il grande capo dei dalemiani ed è stato messo all'angolo da Giuseppe Arnone. Io sono orgoglioso di avere battuto Mirello Crisafulli, anche se ha tentato di aggredirmi fisicamente. Poi mi volevano allontanare dalla sala perché Crisafulli lo aveva chiesto. Io mi sono alzato e ho detto: caro lupo, questo è il partito di Pio La Torre e io sono uno dei politici che segue l'insegnamento di Pio La Torre. Ma ha cacciato Crisafulli da questa sala. Crisafulli ha preso la valigia e se n'è andato. Questa è la storia di Arnone, e sulla base di questa storia io chiedo ai cittadini di Agrigento un grande sforzo di pulizia e di libertà dell'intera provincia di Agrigento. A tutti i cittadini siciliani che ascoltano le mie parole, dobbiamo votare per Matteo Renzi, porre in essere un grande cambiamento. Renzi oggi è l'uomo che ha rotto le logiche delle selezioni degli apparati, delle selezioni dei compromessi, delle selezioni con le mediazioni con i collusi, delle mediazioni con coloro che fanno della violazione delle leggi un fatto quotidiano. Io ovviamente vi ringrazio e concludo. Grazie a lei. Posso fare notare soltanto ai cittadini che non vi è contraddittorio rispetto a questi fatti, perché non hanno difese, non hanno cosa dire,
Chi ritiene di andare al funerale di un sindaco rimosso per mafia è padre e socio di mafiosi condannati, e dire corvi, sciacalli e iene agli uomini dell'antimafia, cosa può dire in contraddittorio con Arnone? Questo è il motivo per cui il capo di casa e i suoi uomini non sono in grado di reggere neanche un confronto televisivo. La fermo qui, avvocato Arnone, la ringrazio per essere stato ospite nei nostri studi di questa puntata di A Tu per Tu. Naturalmente buon lavoro, avremo sempre modo di incontrarci e vederci qui negli studi della nostra emittente Studio 98. Un grazie anche a tutti i nostri telespettatori, appuntamento si rinnova la prossima settimana con A Tu per Tu. Arrivederci, avvocato Arnone.